Buonasera a tutte e a tutti. Avete sentito oggi la diretta di De Luca? Perché anche oggi su Facebook ha fatto l'ennesimo monologo. Stavolta ha minacciato di chiudere i confini della regione Campania tra 15 giorni. E ancora una volta, come fa da 6 mesi a questa parte, ha dato tutte le colpe a noi. È nostra la colpa dell'aumento del contagio, è colpa dei cittadini e delle cittadine di questa regione. Di chi va in vacanza all'estero, di chi beve una birra, di chi si fa una corsetta sotto casa, di mese in mese cambiano le cause specifiche, ma la colpa è sempre nostra. Non c'è mai, mai una volta in cui De Luca si assuma un briciolo di responsabilità. Allora io voglio dire delle cose a De Luca, visto che non ho l'opportunità di dirgliele dal vivo, lo faccio con un video. 1. La Campania è la terza regione d'Italia per spesa sanitaria durante i mesi acuti dell'emergenza Covid, però è fanalino di coda nella spesa per tamponi. E ce ne siamo resi conto dell'importanza dei tamponi proprio in questi giorni, tra l'altro proprio a seguito di un'ordinanza di De Luca in cui ordina tamponi a tappeto per tutti i vacanzieri che rientrano in Campania. Noi abbiamo chiamato anche le ASL e loro candidamente ci hanno ammesso che sono in grande difficoltà, che De Luca li ha messi in grande difficoltà perché non sono attrezzati per svolgere i tamponi, per effettuare i tamponi, tantomeno per effettuarli a domicilio, perché questa è un'altra carenza del servizio sanitario regionale in Campania. Qui non esiste sostanzialmente assistenza domiciliare. De Luca ha parlato per mesi delle USCA, queste unità mobili che avrebbero dovuto effettuare assistenza domiciliare nelle varie province. Le USCA non si sono mai viste. De Luca ha speso tanti soldi, ha speso 18 milioni di euro, soldi nostri, per costruire 3 Covid hospital a Napoli, Caserta e Salerno. A Caserta e Salerno sono sempre rimasti chiusi, non hanno mai aperto. Non hanno aperto perché mancano i collaudi, manca la documentazione, manca il necessario per poterli aprire. Nel frattempo, in altri ospedali e presidi sanitari, al Cotugno, al Cardarelli e in tanti altri luoghi della nostra regione, il personale sanitario si è fatto in quattro, ma ha fatto delle vere e proprie gare di solidarietà, delle collette per poter acquistare DP e tutti gli strumenti necessari all'ordinaria amministrazione di queste strutture sanitarie. Ecco, questo è quello che serve. A noi serve un sistema sanitario in cui si riescano ad affrontare i casi Covid, ma si riescano ad affrontare anche le patologie non Covid. Noi abbiamo delle liste d'attesa lunghissime, abbiamo dei pazienti che sono stati messi in stand-by perché affetti da patologie altre rispetto al coronavirus. E quando arriva il tempo di questi pazienti? Col sistema che hanno costruito De Luca rischia di non arrivare mai, perché non vengono riaperti gli ospedali che sono stati chiusi, non vengono aperti nuovi presidi sanitari, non vengono fornite le attrezzature necessarie. Qua rischiamo veramente problemi seri e l'unica cosa su cui sa giocare De Luca è la paura. Ogni volta, ogni venerdì, su Facebook va là e deve metterci paura addosso, perché è l'unico elemento probabilmente che gli resta per costruirsi consenso, perché non gliene frega nulla del bene della gente, di prendersi cura della gente di questa regione. L'unica cosa che ha a cuore è l'interesse elettorale, il fatto che il 20 e il 21 settembre deve uscire vincitore dalle urne. Noi invece dobbiamo costruire il futuro in questa regione e in termini di sanità. Futuro si chiama campagne di prevenzione e sensibilizzazione, perché è con l'educazione che si vincono anche le malattie, che si vince il disagio. Significa assistenza domiciliare, significa presidi sanitari diffusi su tutto il territorio. In una parola, significa un sistema sanitario regionale completamente diverso da quello che De Luca ha costruito negli ultimi 5 anni, non solo nei 3 mesi di Covid, ma negli ultimi 5 anni. Questo è il progetto da portare avanti, questo è il futuro da portare avanti in questa regione.